Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, inizia la sua carriera lavorando in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004. 1. Dal 2005 al settembre 2013 lavora come inviata e conduttrice del notiziario presente all'interno del programma A Sua Immagine, in onda su Rai 1. 2. Dal 2008 al 2012 conduce Videozine, rubrica di cinema e serie TV su Fox. Dal gennaio 2010 presenta la trasmissione di cultura letteraria Cult Book Story su Rai 2, mentre dal luglio dello stesso anno conduce insieme a Roberto Zampa il programma radiofonico Un'estate, fa su Rai Radio 1. Conservo i miei vecchi cellulari. So che foto e video da quegli apparecchi forse non li recupererò più e so anche che in questo modo mi faccio del male, perché i cellulari rilasciano sostanze nocive. Francesca Fialdini lo ha rivelato al settimanale Mio, parlando del docufilm Materia Viva, nel quale c'è anche lei. I telefoni hanno per noi un valore affettivo, perché dentro ci sono foto e video della nostra vita. Abbiamo regalato la nostra memoria visiva e sentimentale ai cellulari. Ha poi aggiunto la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera. Infine la conduttrice ha detto di credere che la TV abbia ancora un ruolo educativo. Voglio credere di sì, con l'augurio che chi crea un prodotto TV lo faccia ricordandosi che quel prodotto nutre le coscienze, esattamente come il cibo che mettiamo a tavola nutre il nostro corpo. E ancora, chi fa televisione deve sempre chiedersi che tipo di prodotto offre al pubblico, e se quel prodotto è il nutrimento giusto per i telespettatori.